Buonasera, buonasera, buonasera. Bentornati live from Palazzetto Tacca in Cassano Magnago. Ultima partita della 21esima giornata di Serie A Gold maschile. Vedranno fra poco in campo i padroni di casa, ovviamente il Cassano Magnago Handball Club e ospiti l'SSV Bozen. Cominciamo salutando tutta la squadra tecnica, quindi Davide Cenci alla telecamera, Davide Bianchi alla console tecnica, Silvano Leonardo allo scoring e qua in voce insieme a me, Luca, abbiamo il nostro mitico Cristiano Bragion. Buonasera, 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 ben trovato Luca. Abbiamo questo doppio turno, ieri la femminile, peraltro vittoria a cardiopalmo di misura, perché di 1-23-24-23 se non ricordo male, contro Erice, che ha appena ottenuto il titolo alla Coppa Italia. Detto questo, insomma, sicuramente è stata una partita molto interessante e oggi qui nuovamente al Palatacca per commentare questo match che vede Cassano impegnato contro Bolzano, appunto. Meno male che questo doppio turno si svolge tra sabato e domenica, perché ieri la seconda di fila, sì, non so se avevamo sufficienti energie per della farne un'altra. Onestamente credo che sarebbe stato un problema, invece questo susseguirsi di emozioni e di capovolgimenti di risultato, quindi partita emozionante, forse non bellissima dal punto di vista tecnico, diciamo, però sicuramente emozionante per quanto riguarda le palpitazioni. Bene, però ormai questo è già storia, come dice qualcuno. È già storia. Siamo qua per raccontarvi invece quella che è l'ultima partita, dicevamo appunto, di questa 21esima giornata della Serie A Gold maschile. Andiamo a vedere i risultati di ieri, quindi 21esima, ottava di ritorno, ha visto il Sassari vincere a Siracusa 24-25, il Fondi vincere a Chieti contro il Campus Italia 34-36, Merano altra vittoria in trasferta 29-37 a Carpi, Brixen 22-26, quindi anche in questo caso vittoria in trasferta a Pressano, Romagna Fasano 25-35, unica vittoria casalinga con Versano contro Rubiera 35-22, e adesso speriamo di fare la seconda vittoria, perché tutte vittorie in trasferta devo iniziare a preoccuparmi. Questi risultati di ieri per una classifica che vede ovviamente già aggiornata, i risultati di ieri per Cassano e Bolzano una partita in meno, oltre anche qualche turno da recuperare, sicuramente la nostra con Fasano, quindi ci sono un po' di discrepanza tra le partite disputate, però vi leggiamo la classifica così come è al momento, che vede Brixen condurre in fuga con 39 punti, inseguita da Conversano a 33, Merano 32, Fasano 29, Sassari 29, Pressano 25, Bolzano 24, Cassano 21, Albatro 15, Fondi 14, Carpi 7, Secchia Rubiera 6, Campus Italia 5 e Romagna 4. Questa è la classifica aggiornata. Adesso, mentre le squadre stanno per entrare in campo, andiamo velocemente a leggervi anche il roster delle due squadre. Eccolo qua, ovviamente partiamo dagli ospiti, con numero 1 Ermones, con 3 Trevisioc, 5 il nostro Marco Fantinato, con 7 Walker, con 13 Ahumada, con 15 Rossignoli, con 16 Rottensteiner, con 19 Gaeta, con 22 Udovicic, con 23 Turkovic, con 24 Topolevez, col 29 Basic, col 34 Mizzoni e col 9 Panzic. Cassano che risponde con 10 Moretti, 12 Monciardini, 14 Lazzari, 19 Saitta, 27 Labruna, 29 Branca, 30 Bassanese, 43 Salvati, 44 Kabir, 69 Borghi, 77 Dorio, 81 Visentino, 85 Mazza, 91 Savini, 93 Riva, 99 Banini, Borghi giustamente 67, non 69. Questo era quanto, abbiamo espletato tutte le formalità, ci manca solo da salutare e ringraziare per il contributo che danno la coppia arbitrale Simone e Monitillo, che stanno per dare il via a questo, abbiamo detto, ultima partita del 21esimo turno della Serie A Gold maschile. Tutto pronto? Tutto pronto in campo, io mi sento basso, non so se voi mi sentite, mi sentite, perfetto, tutto pronto per cominciare, saluti e abbracci tra i giocatori, quello grigio canale 2, quello grigio canale 2. No, queste sono le cuffie. Ah, ti senti basso? Sì, ma non so se voi mi sentite, va bene. No, c'è il microfono per l'importante. Ecco, andiamo. Adesso mi sento anch'io meglio. Vabbè, tutto perfetto. Pronto. Cassano che comincia. Tanto non è partito questo. In campo Filippo Branca,
Federico Mazza, poi abbiamo Dorio. Primo possesso 77. Palla per il Cassano, quindi Jack Savini al centro, Ivan Salvati al terzino destro e poi il nostro mitico Saitta alla destra e si comincia. Tre pali, questo avvio di partita, Luca Monciardini, poi primo possesso palla De Bolzano, andremo a vedere anche lo starting seven per quanto riguarda gli altoatesini. Comincia il giro di palla, Cassano, Savini, Mazza, Salvati, ancora Mazza, va al tiro, è alto sopra la traversa, tiro incrociato, nulla di preoccupante per l'estremo difensore del Bolzano. Dunque Bolzano, prima azione offensiva, intanto dà già indicazioni. Bolzano che schiera Turković, Panzic e Fantinato sulla linea dei tre terzini, sulle ali vediamo Ahumada sull'ala destra e col numero 24 Topolevez all'ala sinistra, pivot ovviamente Basic. Eh sì, passaggio che era per Basic ma non arriva a destinazione, dunque riparte veloce Cassano. E ovviamente Ermones tra i pali. E proprio Savini. Pedro Ermones, protagonista di questa bella parata su nostro Jack, quindi ancora nulla di fatto, 0-0. Fa una bella cosa Jack, si libera facilmente, arriva sui 6 metri, ma trova appunto, come già detto, chi tra i pali ha saputo opporsi al suo tiro. Dunque nulla di fatto, 0-0, minuto e 30 del primo tempo. Tiro di palla, Fantinato, Turković, arriva da fuori Panzic, prima rete del match, si è alzato dagli 8 metri, poco disturbo da parte della difesa e ha affondato il colpo sul pallo lungo basso dove Monciardini non può arrivare. Gira palla a Cassano con Savini, partecipa anche Dorio alla manovra, esce fuori dalla difesa avversaria. Savini per Salvati, cerca lo spazio, scarica Saitta, deve però scaricare ancora, si va dalla parte opposta, Mazza prova uno contro uno. Prova ad andare via, trova, viene trattenuto. Il fallo di Marco Fantinato che viene redarguito per ora solo verbalmente dalla coppia arbitrale, però gli ha fatto segno. La prossima è non sarò così clemente. Poi intanto siamo sotto passivo, tiro di Savini deviato, rimaniamo in attacco ma siamo ancora sotto chiamata di passivo, quindi credo che siano uno massimo due passaggi a disposizione, uno servirà per riprendere il gioco. Prova e riesce. Questa volta trova il marco Savini incrocia, incrociato, sì, bello basso, non riesce Ermones a arrivare per tempo, in realtà la direzione era giusta, c'era, ma un filo in ritardo rispetto al tiro di Savini. Prima rete del Cassano, 1-1. Ritmi per ora bassi, le due squadre hanno deciso di giocare senza spingere troppo. Questo per ora, poi vediamo se nel corso intanto del match volevo ci saranno farti notare Luca che si sta scaldando Moretti. Sì. Moretti ormai da un mesetto è aggregato al gruppo squadra, si allena in tutto e per tutto, l'abbiamo visto qualche volta, sì, già referto da qualche partita, entrare in campo per tirare rigori. Oggi dicono, ci arrivano voci di ricordo, potrebbe essere impiegato anche in normali situazioni di gioco, ovviamente non per 60 minuti, ma insomma Fantinato recupera una possibile rotazione coach Belotti. Tanto bel gol di Marco. Prova a rispondere subito Mazza, deve scaricare. Si riposiziona la squadra del Cassano. Mazza al centro. Preparano il gioco. Chiede Mazza in questo momento. Incrocia con Savini, Salvati, ancora Savini. Trova anche Ermones che col braccio devia la palla sopra la traversa in uscita per le dorso. Si mette subito in evidenza Ermones, sicuramente protagonista già in queste prime battute di gioco. 4 minuti e 40 secondi appena cominciato, 1-2 il punteggio a favore di Bolzano. Turković,
non è preciso il passaggio, palla, palla recupera, fa segno di andare avanti l'arbitro. Difese per ora speculari, due entrambe schierate in 6-0. Eccola qui una ottimo, bella parata anche per Monciardini. Monciardini su Turković, sul doppio appoggio di Turković, tiro forte ma ha intuito tutto, è il passaggio, poi passaggio fuori sbagliato tra Mazza e Savini, la palla si perde in palo laterale, attenzione perché in questa occasione Bolzano ha accennato una ripartenza veloce, la palla arriva a Fantinato, povero scarico su Basci ma intercetta Dorio e poi concretizza la ricezione Mazza per un tentativo di contropiede, lo stesso Mazza va alla conclusione, posizione sì, inusuale da pivot, ma ancora una volta a dire di no è Ermones. Ermones è andato molto bene su quella palla, è come se avesse offerto in qualche modo lo spazio e poi fosse andato a chiudere, perché strano come scelta di tiro da parte di Federico Mazza. Abbiamo visto quasi in simultanea i due allenatori, Bellotti e Spocic, camminare pensierosi come se non fossero convinti di quello che stanno facendo i propri giocatori ancora in campo. Monciardini, ancora tanto Monciardini, ancora Monciardini, ancora su... Monciardini, sempre su Turković, passi, Mazza in fazione di passi, attenzione contropiede, questa volta è c'è lungo. Passaggio per Umada, cerca di inseguire la palla, è il giocatore cileno ma non arriva in tempo, quindi palla restituita al Cassano. Un po' e intanto di... eccolo qua Alessio Moretti che mette in campo dopo tempo, eh sì, praticamente da in situazione di gioco della scorsa stagione, perché ricordiamo sì, si è infortunato nelle primissime fasi della preparazione ad agosto e quindi è, diciamo, il suo esordio in questo campionato, a parte qualche volta abbiamo detto entrato per battere qualche rigore. Passaggio verso l'ala, ma c'era un fallo su Jack Savini. Ecco che riceve ancora Savini. Passaggio per Salvati, Savini. Moretti! E va a guadagnarsi un tiro da 7 metri. Prima azione e già genera utilità per il Cassano. Infatti si presenta anche sulla linea dei 7, dunque si guadagna il tiro dei 7 e va anche ad eseguirlo. Moretti contro Ermones. Fa un realizza. Aspetta, fa una serie di finte, poi schiaccia la palla, va per uscire e sì, Belotti gli dice no. Cercava un cambio attacco di difesa, dire sono già stanchino. Adesso no. Stai anche dentro a fare il resto. Due pari, il punteggio 7 minuti e 45 del primo tempo. Bolzano che organizza. Esce Basic, c'è Fantinato, niente, nulla di fatto, parte Cassano, ferma tutto Savini, preferisce pensare, Uzza avrebbe dovuto cambiare con Savini ma ha preferito infilarsi nell'azione di gioco, forse ha ritenuto che fosse prioritario andare verso la porta del Bolzano, invece poi viene richiamato dalla panchina a effettuare il cambio con Ivan Salvati. E tiro di Saita che ancora viene, una volta viene sì, Ermones si oppone ancora Vantic, una volta Turković finta libera Fantinato per Umada. Bello. Che bello sul secondo palo, prova a porsi in uscita Monciardini ma precisissima l'ala destra mancina, Pacio Umada. Savini. Adesso i ritmi stanno accelerando, finita la fase di studio, siamo quasi al decimo del primo tempo, le due squadre provano a accelerare in qualche modo, punteggio ancora basso però abbiamo visto qualche tentativo di ripartenza in seconda fase, di rimessa veloce. C'è voglia di intensificare il ritmo. Tanto vediamo sulla panchina del Cassano scaldarsi anche Simone Labruna, quindi probabilmente Bellotti proprio in previsione di aumentare i ritmi, vuole avere rotazioni, quindi cambi frequenti tra i suoi giocatori. Palla che arriva a Savini, riceve Dorio, si gira ma ottiene solo un 9 metri. Sì, si lamentava che la spinta poteva giustificare la chiamata di un rigore, questo è sembrato la mimica di Dorio, però l'arbitro ha fatto segno per ora 9 metri da fuori Moretti. Urlo di liberazione da parte di Moretti,
anche perché tiri come questi ne sentivamo veramente tanto 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 la mancanza, eh. Moretti come back, eh sì, poi quando scheggi il palo e fai quel rumore un po' così quasi aggressivo. Bello lo scarico, bello per Basic, sì. E attenzione, c'è giallo per Dorio su Basic, si lamenta Dorio, dice prima, guarda, prima sanzione del match a carico del capitano del Cassano numero 77 Mattia Dorio. È convinto che sia stato più bravo Basic rispetto alla tipologia di intervento da parte sua. Ad ogni modo, così è. La Bruna intanto in campo, ma Panzic per Turković, però c'è Monciardini. Monciardini respinge, vediamo se la Bruna. Monciardini sta facendo bene. Molto la Bruna bene. Per ora lo vediamo dare il cambio, Jack attacco Savini. Difesa Moretti. Armoni, scusa, è andato a prendere. Tiro fortissimo, ben piazzato, angolatissimo, ma Armones è super, super sul pezzo. Nega questo ulteriore tiro di Jack Savini. Forse un po' troppo affrettato, ad ogni modo. Contiamo già 5 parate degne di nota di Pedro Hermones, risponde anche Monciardini con 3, però sicuramente portieri protagonisti quest'oggi. Panzic, ancora Panzic disturbato. Trova Usman. Prova a ripartire Savini. Attenzione, stava per rubare palla Fantinato, poi su proseguo dell'azione Moretti. Però l'ha disturbato un po' disturbato, sufficientemente ma affinché non riuscisse ma a non inquadrare non ha sufficienza la per far fischiare fallo all'arbitro, quindi sì. Palla sul fondo anche per Moretti. Siamo già alla parte opposta. Fantinato, ma Monciardini. Sontuoso Monciardini. Ritmi che si stanno alzando, ma vuoi anche per la bravura dei due portieri, non si sta alzando il punteggio, quindi giocano più veloci le squadre, ma qualche errorino in più sia al tiro sia anche un paio di passaggi a vuoto, quindi per ora punteggio che rimane su 3-3 e non si segna da un paio di minuti. Tanta roba, i due portieri se la stanno giocando anche sulle percentuali, 57 da una parte, 62 dall'altra, quindi bella. Moretti salvati, Savini. E va ancora Armones, questa è una palla perché era già sbilanciata da parte opposta. Attenzione al contropiede di Umada. E realizza. Non ci credo. Che passaggio gli ha fatto? 2 minuti a Fantinato che si lamenta, non è d'accordo con il direttore di gara. Andato a disturbare. Ma il passaggio di Moretti, il retropassaggio di Moretti è tantissima roba, però aveva sbilanciato la difesa, infatti poi in extremis Moretti Fantinato ha dovuto andare a prendere Savini che non era suo uomo e arrivando in ritardo ha causato la prima esclusione del match a suo carico. Incredibile. Doppio intervento di Armones su Moretti, prima intercetta il tiro dei 7 metri, poi ovviamente la respinta va sulle mani di Alessio, ma lo ipnotizza. Sta veramente facendo una differenza abissale, però. Armones in questo momento 73%. D'ora va a dare il cambio a Gaeta, quindi situazione di extra player per scelta di Mario Sporcic. Dentro Gaeta per l'escluso Fantinato e porta vuota. No, pagliato che poi voglio Giusini. Dire. Anche 50% è una percentuale altissima, figurati 72. Vedremo se riuscirà a mantenerla per il proseguo della partita. È andato a intercettare una palla a Saita Panzic per evitare un passaggio all'ala, ma non tiene la palla in campo. Poi Panzic va a prendersi un 9 metri. Adesso gioca un po' lungo Bolzano per far scorrere i 120 secondi di penalità. Turković, ancora Monciardini. Poi prende palla Savini, ha guardato per un attimo se c'era possibilità di un tiro a porta vuota, ma stava rientrando Armones, non se l'è sentita di giocare questo pallone in maniera così pericolosa. Monciardini si mette in scia di Armones, sale a 56, ormai non ci sta, non vuole essere da meno. Usman. Cassano che gioca col doppio pivot. Moretti, formazione atipica per Bellotti, decisamente due terzini e due pivot, però Usman è partito a posizione di terzino e ha tentato di fare una cosa che non gli è abituale, quindi non ha cercato di passare tra secondo e terzo, ma
si muove bene questa volta Turković, causa lo sfondamento da parte di Usman. Sì, diciamo che è innaturale per lui andare a fare queste cose e si è visto. Si è notato. L'hanno notato anche chi era in difesa, che ha potuto, come dire, catturare questo sfondamento un po' telefonato. Ad ogni modo, ci avviciniamo a metà del primo tempo. 9 metri. Siamo a metà del primo tempo. Punteggio 3-4 per Bolzano, che sta attaccando Turković. Saliuma da Pandic, volo per Tupolevec, ma ha capito tutto Saitta, che poi però si scontra con lo stesso Tupolevec e rimane un attimino a terra, un po' contuso. Si chiariscono, ovviamente scontro fortuito, si danno il 5 i due giocatori. Nulla di grave per Saitta, che riesce a, cioè, si rialza e riprende il suo posto, non ha accennato a chiedere il cambio, quindi riprende il gioco. Doppio pivot per il Bolzano. Turković, ma ancora Monciardini. Allora, e poi banca sulla respinta. Si è sicuramente preparato bene sui tiri, perché va con una naturalezza impressionante. E si avvicina a Ermone, 60% per la percentuale di parate per Luca. Continua turnover dentro di nuovo Salvati e Mazza. Prova a ruotare i terzini a disposizione, adesso ha finalmente abbondanza. Mister Bellotti, attenzione, 2 minuti per Gaeta, no per Turković o Gaeta, no Gaeta, vedevo Turković, sì, perché Turković va semplicemente a dissetarsi in panchina, mentre il fallo è a carico di Felipe Gaeta. Intanto cambio dalla linea dei 7 metri, va in questo caso Federico Mazza, rimane Ermone, si importa, dunque vediamo se anche in questo caso saprà ipnotizzare tiratore del Cassano. Tutto pronto. Sì, ragazzi, direi di sì, la così. Risposta è sì. È così, non riusciamo a segnare la linea dei 7. Pregiunta ha tirato lo stesso lato dove ha sbagliato prima Moretti, e la stessa identica parata di Dermo, che ha in entrambi i casi chiamato il lato su cui tirare il giocatore, quindi anche lavoro psicologico da parte di Pedro Ermones. Tinato, riceve Anzic da fuori, ma ha tentato di angolare il tiro, non è riuscito però a dare forza, ci è arrivato Monciardini, poi Mazza riesce a toccare per impedire il tapin a Umada, ma non riesce a tenere la palla, quindi rimessa dal fondo per il Bolzano, che rimane in attacco. Non ci si può sicuramente lamentare del lavoro dei portieri. Fantinato incrocia con Turković, c'è un litro quindi passivo. Pandic, ancora una volta Monciardini, che riesce anche a gestire la respinta prima che la palla torni giocabile dagli attaccanti del Bolzano. Sappiamo Pandic non essere al top della forma, anche lui esce da un infortunio e quindi sicuramente non ha la piena potenza nel tiro, sta cercando di piazzare i tiri più che usare la potenza. Oppala! E va questa volta Saitta dall'ala destra. Sfrutta tutta l'elevazione, ritarda il tiro più che può, e questa volta riesce a superare l'opposizione di Ermones, che mi scende sotto il 70%, 69%. Adesso sono molto allineati, 67-69, Saitta invece che ha appena tirato 50%, il precedente lo aveva sbagliato. Sta per scadere la sanzione, quindi rientra tra i pali Ermones, quindi Bolzano ha giocato ancora in SAP, ma per i residui secondi di questo attacco. Pandi Turković, ancora Moncia, e Saitta sulla respinta. E questa volta mi sa che mette la testa avanti. Ah no, 69, pari, 69%. Diciamo che Cassano sta costringendo il giocatore Bolzano a tirare molto da fuori, non sta concedendo cambi di penetrazione sui 6 metri, e sui tiri da lontano Monciardini
per ora mi sembra molto molto ben concentrato e pare che abbia studiato, perché lui è uno molto meticoloso. Di solito fa così e oggi sta anche riuscendo a mettere in pratica, perché è un conto sapere che succederà probabilmente una certa cosa, un conto è poi mettersi nella posizione giusta, perché insomma ci sono tante variabili. Albati, per un attimo ha pensato di passare a Paladori, ma non si è sentito sicuro. Non si è sentito perché ci stava. Sì, sì, e non era coperto Dorio. Attenzione, perché siamo sotto passivo, giustamente. Passivo. Mazza, finta. Eccolo qua, il passaggio per Dorio. Finta il tiro, palla che arriva a Dorio. Temevo gli fischiasse i piedi, perché Dorio non è riuscito a trattenere la palla sul primo contatto, ha dovuto raccogliere, quindi mi era quasi parso che avesse toccato il piede, però così non è. Siamo sul proseguo dell'azione, ha provato a tirare Mazza, doveva tirare da dove era perché erano al limite del passivo, ma non ha impensierito Ermones. Attenzione da parte opposta, già prova Panzic, poi scarica a al pivot numero 34 che è cambiato Mizzoni, che nel frattempo ha dato il cambio a Basic. E intanto è e adesso c'è il time out chiamato da Sporci. Sì, probabilmente non è convinto di tutto quello che sta vedendo in campo e vuole cambiare qualcosa. Abbiamo detto la difesa del Cassano sta costringendo Bozzano a tirare spesso da fuori, cosa su cui Monciardini sembra molto preparato, quindi probabilmente poi Sporci ci sarà un tentativo di scardinare in modo diverso la nostra difesa. Statistiche molto similari, io ho la sensazione che le due squadre siano un po' contratte però sì, per ora abbiamo detto ritmi, c'è stata un'accelerazione intorno al settimo ottavo minuto, ma poi le due squadre hanno di nuovo rallentato i ritmi. Non mi sembra ci sia volontà né da parte nostra né da parte Bolzano di aumentarli in maniera eccessiva, poi vedremo se stanno semplicemente risparmiando le energie per un secondo tempo a ritmi più alti, però siamo ancora lontani dall'intervallo. Anche le ripartenze non sono veloci, o perlomeno partono forse veloci, però si trasformano poi sempre in azioni organizzate. Sì, abbiamo visto Bolzano provarci solo un paio di volte con Ahumada sulla destra, proprio per le caratteristiche fisiche del giocatore cileno, quindi sicuramente lui si propone. Però non, oltre questo non abbiamo visto molta insistenza sui contropiedi. Ripreso il gioco con Panzic, gira con Turković e Fantinato. Fantinato da fuori, viene deviato da Federico Mazza e parte un contropiede di Filippo Branca. Su Ermone se va, palla schiacciata a terra, va a segnare la rete numero 5, mette Cassano a testa avanti di uno, ma risponde immediato Bolzano, viene fermato Fantinato da Federico Mazza che pare aver caricato la miccia, vediamo un po'. Ancora Panzic, cambio di direzione, arriva ancora Monciardini che non solo para ma tiene anche la palla in possesso del Cassano. Cassano dunque, che ha messo la testa avanti per la prima volta nel match ed ora prova ad allungare sul più due. Non ha sortito gli effetti sperati il time out chiamato da Sporcic. Ancora due conclusioni da fuori, ma è bella la lotta tra Moncia. I due portieri, guarda, adesso mette la testa avanti Moncia nelle statistiche. Sarà una bella partita. Intanto 20 minuti e 52 secondi del primo tempo. Salvati, Mazza, oh, bucone per Savini che ci pensa bene prima di lasciare andare la palla, sì, perché adesso ha detto sto giro porca miseria se non la metto dentro. Fammi guardare bene come si muove Ermones. Il rischio che veramente nei spogliatoi me la facciano pagare poi. Va bene, 6-4. Cassano che prova a scappare. Massimo vantaggio per Cassano. Bolzano non starà a guardare sicuramente. Gaeta, Turković. Gaeta. Da quella parte lì è difficile, stanno facendo buona guardia. Sì. Mizzoni prova a da spezzare fuori, la difesa. Turković. Ci arriva anche questa volta Moncia, ma la palla gli schizza dalla punta del piede. Però poi si devono affidare a queste... cercava
ha fatto segno, urla, urla in volo quando atterra, da terra guarda Savini, vai. Cercava un pivot ma non l'ho trovato, non ho trovato soluzioni, quindi ho dovuto urlare. 22 minuti, 6-5, Cassano che attacca, Salvati al centro, Mazza, Salvati, ancora Mazza, Savini, non trova Varco. Oh, tiro provato Mazza, ma perde il controllo della sfera, la palla gli schizza via sopra la traversa, attenzione perché questa sia una seconda fase degna di nota, poi per fortuna ci mette una pezza d'orio. Chiede una difesa in area, Gaeta guarda l'arbitro e dice, beh, insomma, tanto cosa c'è? Ah, okay. No, deve essere corretta la posizione, no, dove si è ripreso il gioco. Un fischio. Si riparte. Panzic, Turković, Gaeta. Turković al centro riceve, Turković prova a superare, prova Kabir, Usman, non ce la fa, attenzione al pivot, riesce a prendere palla Mizzoni, poi Usman ha tagliato l'area, sì, sì. È arrivato al raddoppio, è sicuramente arrivato per tempo, ma dice che ha fatto una scorciatoia illegale, peccato perché nel frattempo era intervenuto Saita, quindi probabilmente non serviva neanche quel taglio in aria per recuperare la posizione, però chiaramente sei lì e vedi il pivot che ti scorre dietro, cerchi in tutti i modi di recuperare, e Turković con una doppietta nell'arco di pochi minuti ricuce subito il gap, sei pari, una rete su azione, una su 7 metri per Dejan Turković, capitano del Bolzano, punteggio nuovamente in parità. Tanto Moretti continua a scaldarsi, quindi a stare pronto per l'inserimento a quanto pare, nel frattempo al centro c'è Salvati che scambia con Federico Mazza, incrocia con Mazza stesso, arriva Savini, cerca lo spazio, viene inseguito da Panzic, infatti temo che in sì spinta laterale ci sta. Sì, sì, si riprenderà con un 9 metri perché Jack non aveva ancora caricato il tiro, però certo. la spinta aveva superato Panzic, quindi la spinta è stata più che altro evidente nella meccanica, sì. Ci sta un 2 minuti a carico del giocatore numero 99. Superiorità numerica per il Cassano, entra Moretti che si dà il cambio con Mazza, Mazza prende fiato, Moretti può nuovamente provare nuove soluzioni, tanto pronto per ripartire il gioco, si riprende. Usman ancora parte da terzino, poi probabilmente va in posizione di doppio, però intanto peccato, volante per Saita, per Moretti, peccato. Schiaccia troppo la palla rimbalza, era tutto perfetto davanti a Irmones, poi schizza sopra la traversa, peccato. Vabbè, tanto però le dinamiche funzionano. Ancora vai. Situazione di extra player per Bolzano, mentre segniamo l'ingresso in campo del giocatore numero 7, a posto di Panzic che in questo momento è fuori per 2 minuti. Quindi Jonas Walker, banca per sicurezza, dice mica che spunta Irmones da sotto la piastrella, io arrivo fino ai 6 metri e poi appoggio la palla. 7-6, 5 minuti al termine della prima frazione di gioco, è volata. Tanto Bolzano che organizza. Gaeta a 9 metri. Di nuovo passivo Turković, passaggio al pivot, non arriva, riesce a recuperare palla, ma no, è un contropiede per Filippo Branca, aveva ancora capito, ha chiuso le gambe, sì. Irmones, ma lo ha spostato all'ultimo momento sul palo alla destra del portiere e dunque va a segnare questo ennesimo contropiede Filippo Branca, che Cassano ha un 3 su 3, 100%, sì, per Cassano lui. Che prova a allungare ancora più 2.
Cassano che sta giocando sicuramente bene in difesa in questo primo tempo, questa è una nota sicuramente positiva per il nostro coach. Turković, attenzione al pivot che si è liberato, poi Walker, Walker probabilmente si leggerà più alla tedesca che non in... è probabile. Passivo ancora, metterà sicuramente, attenzione. Turković, no, passaggio, ancora fermo il gioco a 9 metri. Due passaggi a disposizione, questo uno. È uno andato e adesso deve tirare Turković. No, ce l'avevano in più, va Gaeta, ma c'è l'inossidabile Monciardini, primo piano per lui, protagonista sicuramente di questo primo tempo insieme al suo collega però della... Sì, sì. Della parte opposta, direi, ancora viaggiano a 64 uno e 61 l'altro, dunque davvero una bella battaglia. No, secondo me fa pensare che proprio per Luca si tratti proprio di studio, perché non sta facendo parate clamorose dal punto di vista del gesto atletico, sembra essere sempre nel posto, nel giusto, posto giusto, con largo anticipo. Saita, Savini, prova, non trova però il passaggio. 8 a 6, 2 minuti e 20 secondi al termine del primo tempo. Cassano che cerca più 3, sarebbe il massimo vantaggio. Importante Federico in scadenza Mazza. Primo tempo, ma viene stoppato Federico. Federico che ancora non ha trovato la via del gol. Sesto quindi... tiro per lui, ma ancora non trova. Viene atterrato intanto Salvati, 9 metri. Si sbloccasse Federico, sarebbe importantissimo per noi. Perché sono 6 tiri, 6 tiri e 0 gol. L'abbiamo chiamato, grazie. Questo lo mettiamo a referto noi due, perché l'abbiamo chiamato. Se lo ha fatto anche solo per zittirmi, io sono felicissimo, guarda. Più 3. Più 3 il punteggio per Cassano, intanto arriva Gaeta e bella mette soluzione dentro. Di Gaeta. La palla schizza via in mezzo a difesa, non la vede in tempo questa volta Monciardini, non può nulla. È Cassano che organizza il gioco, dai, un minuto e 10 secondi. Tanto time Eccolo out qua per il time Cassano. Out di Bellotti che ce l'aveva ancora in tasca, quindi... Solo di gioco in questo che potrebbe essere l'ultimo attacco nel primo tempo del Cassano, quindi ora o mai più, altrimenti poi ricordiamo 3 time out a disposizione nell'arco del match, ma 2 per tempo, quindi uno va gioco forza chiamato nella prima fase di gioco, altrimenti poi viene perso. Dunque squadre che ascoltano i consigli dei coach. Cassano che ha messo la testa avanti, più 2 in questo momento, con poi palla in mano alla ripresa del gioco. Va bene, si riprende il gioco. Già ultimo minuto di gioco. Siamo ormai al termine di questo primo tempo. Cassano dovrebbe cercare di concretizzare quest'ultima azione e poi non concedere repliche e andare così all'intervallo a più 3. Ovviamente Bozzano cerca di fare il posto, non far segnare Cassano e accorciare quantomeno, segnare l'ottava rete. Intanto rientrato nuovamente Moretti insieme a Mazza, quindi entrambi in campo, uscito Salvati. Moretti, Mazza. Saita, ha capito tutto Mizzone, è andato a interrompere. Per la sua fortuna tocca lui la palla per stava ultimo. Stava preparando il tiro per Moretti a quanto pare. 40 secondi, però siamo sotto passivo. Quindi si lamenta la panchina del Bolzano e arriva tempestivo il... Palla per Branca, ma ancora Hermones. No, non si supera Hermones. E ultimo attacco, come dicevamo, sarà per il Bolzano, scarica sull'ala, poi preferisce risalire Panzic, palla per Mizzoni, ma sì, che aveva già erano già tutti in aria, difensore, giocatore. 15 secondi alla sirena.
12 secondi. Turković proverà, trova l'angolino giusto questa volta. Quando si prende lui. Vediamo se c'è tempo per il Cassano. 3 secondi. Deve provare da metà campo Moretti e sicuramente non può impensierire da lì Hermones. Bene, primo tempo come abbiamo detto ritmi bassi, c'è stata qualche fiammata verso la seconda parte, però per ora il punteggio dice Cassano 9, Bolzano 8 e vediamo se come ieri sera, perché anche ieri sera abbiamo registrato un parziale 8-8 nel primo tempo, poi il doppio delle reti praticamente nella seconda fase di gioco, vediamo se si ripeterà il copione anche oggi tra Cassano e Bolzano. Bene, noi ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci sentiamo fra poco. Ciao! Ciao.
Eccoci nuovamente al Palatacca per il secondo tempo tra Cassano e Bolzano. Tanto già il fischio d'inizio è arrivato. Ricordiamo, coppia arbitrale Simone Monitillo danno il via a questo secondo tempo con Bolzano che schiera Fantinato centrale, Panzic e Turković sui due terzini, poi ovviamente i giocatori si scambiano di posto. Eccolo qua, esce fuori Basic. Fantinato ha capito tutto, Branca contro... Saita e si vuole in contropiede. Rete di Saita, rete di Saita, quindi terzo tiro per lui, 67% la sua 2 su 3, sbagliato il primo, poi staccati però. E va tirone di Fantinato che super reattivamente riceve, tira. Non può Monciardini opporsi in questo caso. 19 punteggio. Mazza sposta tutti, va a tirare, però Turković lo atterra. 9 metri. Vediamo se come immaginavamo in questo secondo tempo si alza il campo. Non serve, era schizzato Salvati a recuperare l'arnese per asciugare il campo. Comunque, riprendiamo subito il gioco. Salvati, Mazza al centro, fatto cambio di posto con Savini. Gira palla a Cassano. Savini riceve, attenzione, c'è forse 2 minuti per Panzic. Panzic che è il secondo se non vado errato. Eh sì. Sì, aveva già un pallino Panzic, quindi attenzione perché per lui scatta la soglia di attenzione. Il pericolo della terza e definitiva, quindi dopo decidere Sporcic se riutilizzarlo subito in fase difensiva oppure probabilmente vedremo un cambio attacco e difesa per evitare di dover rinunciare soprattutto in attacco a un giocatore come Marco Panzic. Si deve riposizionare Dorio, riprende il gioco Cassano che riprende dai 9 metri però con l'uomo in più da utilizzare, anzi meglio il termine sarebbe sfruttare al meglio. Mazza, difesa in area. Viene ancora fermato e va a guadagnarsi un 7 metri. Sì, però questo guadagnarsi il tiro del 7 poi... poi bisogna anche trasformarli perché non vi è assoluta certezza. Vediamo che dalla panchina viene chiamato Moretti, quindi... Torna nuovamente. Esatto, seppur ne ha sbagliati... Vediamo un po'. E va. E realizza, quindi supera il timone. 2 su 3 per lui. Che altro quel rigore sbagliato, poi aveva ripreso la respinta, il modo stava venendo utilizzato, quindi era stato anche diciamo pesante dal punto di vista anche emotivo. Doppia parata su quel tiro dei 7 metri. Della parata sia dai 7 che dai 6. Vabbè. Fantinato. Numero 7 Marker, era buona la palla per Topolevez che era tagliato a doppio pietro ma c'è stato un intervento falloso, si prende con 9 metri. Ancora Marker, niente. Sì, Marker viene utilizzato quando è indisponibile per 2 minuti Panzic. Walker, ho capito. Attenzione, siamo sotto chiamate di passivo. Masic, Walker, Turković ancora per Basic. Bravo Salvati a tenere botta su Basic. Ed ora potrà solo effettuare il tiro, credo che ormai 4 passaggi siano esauriti. Deve tirare Turković, ma lo fa sul primo palo. Dove ha appostato Monciardini? Attenzione perché Cassano
ha la palla del, per riportarsi a più 3, però in questo momento esaurisce anche la penalità, quindi rientra in campo lo stesso Panzic, decide di correre il rischio, però non vuole rinunciare a uno dei suoi giocatori più importanti sia in attacco che in difesa. Corre il rischio Mario Sporcic, lo ributta immediatamente nella mischia, mancano 25 minuti. Non è conservativo in questa situazione. No. Palla per Said, ma l'angolo è veramente stretto e si oppone ancora a Hermones. Cercato un secondo palo, ma aveva intuito tutto, l'esimo difensore a Totesino. Sì, del resto ormai il passaggio induceva il tiro, quindi... Sì. Ma poi un'eventuale rinuncia al tiro avrebbe chiamato automaticamente il braccio alzato a parte della coppia arbitrale, quindi ha deciso di prendere il coraggio e provarci. E va, no? Sembrava dovesse carambolare in porta da qua. Pizzico fortunato Luca Maciardini, perché la palla parata sul tiro di Fantinato gli carambola dietro la schiena, ma poi scorre. Trova il gol Federico Mazza. Anche lui con carambola, tre montanti, e poi può liberare l'urlo, finalmente si sblocca, ha già segnato nel primo tempo, ma questo è decisamente un gol più spettacolare. Eh sì, e intanto Cassano che è lì, sulla soglia del più 3, è una sorta di barriera da abbattere, vediamo intanto se accorcia le distanze Bolzano. Cassano che è passato in 5-1 con Savini in posizione centravanti, poi Panzic, però si perdono Panzic, ma non se lo perde Monciardini. Poi la palla viene recuperata da Fantinato, Turković, ancora Bašić che va a guadagnarsi non c'è niente da fare, non è facile, questa capacità di di far guadagnare due minuti. Però credo che abbia segnato un 9 metri, quindi sì, perché non ha concesso a Bašić di girarsi, quindi non era in posizione di tiro. Quindi come in occasioni precedenti dalla parte opposta, sanzione 2 minuti, ma si riprenderà con la rimessa dai 9 metri. Però ovviamente viene meno la chiamata di passivo che era a carico del Bolzano per la sanzione al giocatore del Cassano. Oh, che peccato! Intercetta la palla a Savini, poi scontro fortuito con Dejan Turković. Attenzione perché i due giocatori si sono scontrati testa contro testa. Sembra avere la peggio Dejan, però prontamente si rialza. Però attenzione, non mai scherzare con colpi alla testa. Del resto, adesso va a chiarirsi con Jack. Beh, sicuramente non c'è l'intenzionalità, ci mancherebbe altro. Poi chiaramente i due sono amici, sono compagni di nazionale, quindi sicuramente non c'era cattiveria, ma solo scontro fortuito. Riprende il gioco ancora per Bolzano. Pandic, Turković, finta. Si presenta, bravo Turković. Diciamo che non ha risentito molto a lungo del colpo ricevuto, e forse anche solo per sfogarsi, per liberarsi anche un po' dall'intorpidimento. Dice, cioè, va quasi scaglia un tiro in fondo al sacco, vediamo come va. 12-10, Cassano che gioca con l'extra player, fuori Monciardini per lasciare spazio a Moretti. Savini, Moretti, ancora Savini, incrocia con Mazza, doppio incrocio con Moretti, poi scarico a Savini che si libera, tocca Hermones, poi con l'aiuto del palo. Non ci credo. Eh sì, sulla respinta Turković era pronto a lanciare in contropiede, Cassano stava anche cercando di recuperare l'extra play, quindi fallo di Dorio sul tentativo di lancio al contropiede, ritenuto grave dalla parte della coppia arbitrale. Ci sono anche proteste della panchina del Cassano, che viene ammonita.
Quindi attenzione, perché adesso Cassano ancora per 40 secondi è in doppia inferiorità numerica. Cassano che è avanti di due, ma ora deve gestire questa fase con intelligenza. Riprendo il gioco Panzic per ancora, continua a girare palla Fantinato e trova Fantinato. Il marco ovviamente, gran gol. Doppia superiorità numerica, la coperta era decisamente corta. Vediamo se gioca l'extra player Bellot, sì continua a gestire l'extra player, ancora 10 secondi poi potremo recuperare almeno un giocatore. Intanto 12-11 il punteggio, 7 minuti e 30 secondi del secondo tempo. Dunque intanto è ritornato a meno 1 il Bolzano dal meno 3, dunque ancora partita in estremo equilibrio. Mazza, Savini, Moretti, Mazza e guadagna il tiro dai 7. Riesce a trovare il marco nonostante l'inferiorità numerica, perché nel frattempo in questa azione Monciardini è rimasto tra i pali, quindi era inferiorità numerica reale, però il gioco di squadra è riuscito a creare la situazione per cui Mazza è andato a incugnarsi in mezzo alla difesa, a guadagnarsi 2-7 metri. Moretti, vediamo. Che è quella la statistica migliore, attenzione, non ci credo. Allora il tiro dei 7 non va, Ermone spara. Poi sull'area spinta Moretti è stato disturbato da Fantinato, però l'arbitro ha detto che la spinta era avvenuta quando Moretti non aveva ancora recuperato la palla, quindi non era in situazione di tiro, si riprende con un 9 metri. 12-11, intanto Usman che esce a favore, no, anzi no, era probabilmente andato a fare qualcos'altro, ritorna Usman. Cassano che ha ancora 20 secondi di inferiorità numerica, quindi è fuori d'orio, questo è... Trato Usman, posizione di pivot. E niente, sul tiro dai 7 è dura. È molto dura. Savini 1 contro 1. Difende bene Fantinato. Recupera tutti gli effettivi Cassano. Moretti, Mazza, Savini. Prova a superare, entra. Ermones ancora. Ora, no, rimane a terra Savini, attenzione, contropiede con Turkovic, prova da fuori, respinge Monciardini, era una palla difficile ma Monciardini copre bene, tanto le statistiche dei due partiti sono comunque molto molto vicine, prestazioni incredibili da parte dei due estremi difensori di entrambe le squadre. Può girare palla con velocità Cassano, ora c'è il fallo su Moretti, Moretti viene fermato. 12-11 il punteggio, ormai 10 minuti del secondo tempo. Lunga azione del Cassano. Non c'è stato quell'aumento di velocità ipotizzavamo, anzi. No. Punteggio ancora. Mazza fuori. Arriva mano, deve spada. Cercare soluzioni alternative, quindi gioca sulla destra e va a superare il Mones con una sorta di semi-eret molto poco da manuale, però la palla in fondo al sacco, quindi va bene così. Va bene così, quel che conta è il risultato, dunque 13-11, sono passati i primi 10 minuti di gioco. Cassano che riesce a superare questo momento critico con una doppia infatti numerica, vantaggio più o meno rimasto invariato sui 2-3 gol che avevamo anche buona prima. Buona guardia su, ora palla su Basic, per Basic, che ma ogni volta chiede la difesa in area, ogni volta. E arriva Panzic con una giravolta spaziale alla Goldrick, sì, però sì. Anche lui efficace, palla in fondo al sacco. Che passaggio che è riuscito a salvare Mazza, perché la palla sembrava già in tribuna. Savini, palla che gli arriva non proprio precisa, ma riesce a tenerla e anche a guadagnarsi il 9 metri, dunque possesso che rimane al Cassano. Gira palla Moretti, Mazza taglia a doppio Saitta,
Moretti, finta a terreno più appoggio, poi ci ripensa. Moretti per Savini. Mazza, ancora Moretti, scarico per lo stesso Saita che lo prende la posizione, ma viene disturbato da Basic, che va anche a Basic. Chiaro il segno dell'arbitro, ha detto gli sei andato contro con il piede nel momento dello stacco, quindi ritenuto fallo grave, quindi rigore, ma anche due minuti per il numero 29 del... Ah, ma vedo che si alternano alla linea dei 7 metri, adesso va Mazza. Ci riprova Mazza. Vediamo, eh. Tutto pronto, attendiamo il fischio dell'arbitro. Arriva in questo momento. Palo. Questa volta ha superato il Mones, ma palla che si schianta sul palo. È una sorta di maledizione. Però diciamo siamo a 2 su 6 sui rigori, quindi non è sicuramente un segnale positivo. Partita ancora in bilico, più uno. Due reti su 6, incredibile. Adesso ovviamente fuori Basic, quindi dentro Mizzoni per Hermones, extra player per Sporcic, il suo Bolzano. Fantinato. Turković si ferma, poi riparte. Ancora Fantinato, prova a cercare spazi, ma fa buona guardia Mazza su di lui. Fanzic, attenzione che lui è in grado di tirare anche da fermo, ma gli scappa via un tiro centrale. Non era un tiro particolarmente forte, anche piuttosto centrale. Ha fatto buona guardia Monciardini, che non si è spostato. Probabilmente voleva piazzarla un po' meno, perché non c'era possibilità di caricare in potenza, voleva piazzarla, ma gli deve essere sfuggito un momento. Comunque è uscito un tiro centrale debole che Monciardini ha gestito con relativa tranquillità. Moretti prova a sorprendere tutti, ma è stato invece murato, credo da Fantinato. Poi possibilità per Ahumada di partire in contropiede, ma tornano bene i nostri, quindi nulla da fare. Però possesso palla che rimane a Bolzano. Non gestito al meglio questa volta dai nostri questo tentativo di conclusione. Riprende Bolzano. Si è andata a tiro in maniera un po' affettata, c'era superiorità numerica da sfruttare al meglio, però onore a Fantinato che è andato a stoppare il tiro di Mazza. Allora Panzic viene fermato. 13-12. Stiamo avvicinando alla metà del secondo tempo. Punteggio fermo su 13-12 da 2-3 minuti. Ancora 9 metri. Però l'arbitro fa segno che probabilmente c'è da... c'è da asciugare. Ne approfitta Moretti per uscire dal terreno di gioco, dare il cambio a Kabir. Ma ho visto che si toccava il petto. Credo che abbia preso un colpo... più che altro il naso, credo che abbia preso un colpo al naso, credo che si tocca il naso, però Fantinato, attenzione Banzic, trova un secondo palo clamoroso e Bolzano si riporta in parità, 13 pari. Ristabilita la parità, 1 minuto e 15 secondi alla metà del secondo tempo, ancora tanto da giocare, partita più che aperta. Eh sì. Tanto Moretti è rientrato in campo, dunque nulla. Per la prima volta dopo tanti anni riusciamo di vedere entrambe le squadre sotto i 20 gol. Se il ritmo rimane questo, credo che non capiti da... Oh! Fa un capolavoro Federico Mazza. Dà l'idea di voler fare tutt'altro e si ritrova una difesa spaccata a metà. Entra sui 6 e questa volta nulla può Hermones. Tanto incredibile la guerra tra i due portieri che viaggiano con le stesse statistiche. Sì, costantemente sopra, intorno al 55-60%, quindi partita mostra dai due estremi difensori. Attenzione Turković, questa volta lo mette veramente piazzato, ha allungato il braccione Luca, ma era veramente oltre la sua portata. Savini per Dorio, che palla ha preso Dorio, ragazzi, che bomba, ricezione a una mano incredibile, grande Mattia. Attenzione, siamo già a parte opposta, sembra che le due squadre si siano improvvisamente
svegliate, tentato rimessa veloce Turković. Un quarto d'ora alla fine, hanno deciso di giocare il tutto per tutto, energie residue, pronte a essere messe in campo. Pandzic, scarico per Bašić, interviene Savini, ma l'arbitro dice che c'era un fallo di Kabir su Mizzoni. Scusate, non era Bašić, c'era Mizzoni. Zoe Mizzoni, numero 34, che si è alternato con Bašić sulla linea della difesa. Attenzione passivo. Fantinato, Turković, Pandzic. Pandzic. Questi sono tre i passaggi. Buona quindi ora la guardia del Cassano. Va a cercare un qualcosa di più tipo sfondo, ma non lo tiene passaggi Jack Savini. Ne manca uno, quindi palla a Pandzic che dovrà gioco forza a tirare. E lo fa da par suo. Sì. Chiede scusa a Monciardini perché la palla era sua. Grande gesto di Luca che si è autoaccusato dell'errore. Però e devo dire che insomma, oltre a essere forte, era anche, mi sembra, molto precisa sul set. 15 pari. Fiammate improvviso, vediamo se è l'inizio di un quarto d'ora di fuoco, solo appunto una fiammata estemporanea. Federico Mazza si inventa un'altra rete. 16-15. Quinta rete per lui. Decisamente Turković meglio in questo. No. Palla Umada che però non riesce a tenerla in campo. Fuori. Possibilità per Cassano di portarsi ancora sul più due. Era buona l'idea di Turković, era solo Umada. La palla leggermente lunga. Umada. Sì, sembrava un po' lunga. Primo la controllo palla. Sembrava poterla controllare, sì, ma sì, poi sì, gli è schizzata. Sì. Più che altro è riuscito a tenerla al limite dell'area dove poteva prendere, però è andata sul fondo. Quindi Cassano che ha possibilità di riportarsi a più due. Vediamo. Moretti, Mazza. Ancora per Moretti, scambiano la palla i due, coinvolgono anche Savini nel loro giochino, vediamo, Mazza uno contro uno, Moretti poi provato a scaricare su Blanca, ma c'è stato anche un fallo, fischio dell'arbitro, si riprende con Doria dai 9 metri, passivo, attenzione, Savini, Mazza deve tirare da fuori, ma ovviamente Ermones è lì, pronto. Con quello che hanno parato sicuramente un tiro del genere, anche se insomma non è mai detta. Eccolo qua il passaggio per il pivot, parità, bello lo scarico di Pandzic per Zoe Mizzoni e 12 minuti al termine. Attenzione perché Cassano si è giocato, ma no era un cambio, ho visto Cire Monciardini entrare Salvati, ma era solo un cambio per Riva, quindi prova la carta del cambio portiere coach Bellotti. Dio, al 50%. Perde palla in attacco Cassano, attenzione perché il Bolzano potrebbe riportarsi in vantaggio dopo parecchio tempo. Il massimo vantaggio del Bolzano è stato più uno, quindi sì, potrebbe. Però il vantaggio del Bolzano risale al primo tempo, credo. Sì. Quindi attenzione perché fase in questo momento leggermente a favore degli altoatesini. Bisogna stringere i denti, difendere, non concedere il vantaggio, perché anche a livello morale ha capito tutto Branca, si invola sulla fascia destra sul disturbo di Pandzic, eccolo qua, e attenzione perché arriva il rosso per Pandzic. Ingenuità di Pandzic perché è andato a disturbare Saitta su un contropiede, e tra l'altro essendo anche infatti arriva il rosso per insomma di 2 minuti, quindi Bolzano dovrà rinunciare a un pezzo importante della difesa e anche dell'attacco in realtà, e quindi bravo Saitta che con tenacia mi permetto di dire che qua ingenuità di Pandzic perché poteva sì correre a fianco, disturbare da lontano, ma al momento in cui tocchi Sforci ci ha avuto da dire effettivamente, perché tatticamente sarebbe stato decisamente meglio averlo in campo fino alla fine della partita, vabbè. Si riprende il gioco con inferiorità numerica per il Bolzano e anche una
non è che può sedersi dove vuole. C'è il posto, sì, esatto, c'è un posto indicato sulle tribune proprio per i giocatori esclusi dal match. Tanto Bolzano che prova, intercetta il passaggio a Piuto, peccato. Ma poi ancora una volta il più lesto è Falker, rimane in attacco Bolzano. Turković, risponde Riva, che ha si presenta ragione, così. Ha avuto ragione Belotti, a quanto pare. Sì, diciamo, Monciardini era un po' scarico, anche quell'ultimo gol preso sotto passivo, l'aveva anche un po' demoralizzato, quindi ha provato la carta Nicolò Riva e per ora gli ha detto bene, vediamo, mancano 10 minuti al termine più qualche spicciolo, quindi ancora lunghissima, Cassano avanti solo di una rete, quindi ovviamente la partita deve ancora dire la cosa suoi... è bella che non si sono capiti perché praticamente è andata a tirare su Dorio cioè, non è che sia proprio poco ingombrante però vabbè, è andata bene. Cassano che scampa il pericolo di andare sotto il punteggio e guadagnato quella superiorità numerica pesante con cartellino rosso di Panzic, allungato a metà più due. Ora Bolzano sta giocando con l'extra player, ancora 30 secondi di inferiorità numerica per Sporcic che è la sua truppa. Walker, Turković cerca l'uno contro uno, ma buona guardia Salvati su Turković che guadagna però 9 metri, 10 minuti al termine. Walker, non gli va, peccato. Peccato, sfortunato la conclusione di Jonas Walker che sembrava aver superato Riva, arriva dalla parte opposta. Sotto mano aveva imbroccato bene l'angolo, ma scheggia la parte esterna del palo. Dea bendata che aiuta il Cassano in questa fase. Vediamo se i ragazzi in casacca Maranto ne sapranno approfittare, riportandosi ancora sul più 3, che per ora è stato il massimo vantaggio per i nostri in questa partita. Savini ancora Ermones, ma c'era un disturbo su Savini da parte di Mizzoni, quindi adesso ci sarà un tiro da 7 metri. Adesso credo che sia la volta di guardando per cercare di capire chi lo tira. Io ipotizzo un Stefano Bassanese. Eccolo qua. E infatti, Savini ruba il tempo a tutti. Savini dice attenzione perché c'è stato un cambio tale per cui indicazione, attenzione, credo che ci sia discrepanza tra il tempo degli arbitri e il tempo sul tabellone, quindi probabilmente temevo il tempo un cambio irregolare, mi ero già preoccupato. Tanto nel frattempo che sulla panchina si decideva se far entrare o meno Stefano, battere il rigore, ne ha approfittato Savini per posizionarsi, cioè va, me lo tiro io. L'ho preso una finta e lo tiro io però Ermone si dice guarda potete mandarmi chi volete ma io di qua non ve li faccio passare. Quinto rigore parato da Ermone, un solo palo preso da Mazza, ma gli altri quattro se li ha guadagnati lui. Ora c'è time out chiesto da Bolzano e mentre per Bellotti abbiamo visto un cambio di difesa con 5-1 molto molto aggressiva, abbiamo visto fare ampi segni a Salvati di escludere il centrale dal gioco completamente. Questa cosa dei 7 metri effettivamente il segnale, adesso non so come finirà la partita, se Cassano riuscirà a mantenere questo minimo vantaggio fino alla fine, però sicuramente la statistica sui tiri dei 7 metri al netto della bravura di Ermones, perché ci ha messo molto di suo, erano tirati bene e lui è stato bravo a pararli, però insomma In questo caso era un tiro alto sopra la testa del portiere, però lui anche questo ha preso, quindi è andato a chiudere, quindi ripeto al netto della bravura di Pedro Ermones, però sicuramente una percentuale di 2 rigori su 7 non è il top per una squadra che vuole vincere una partita di pallamano. Assolutamente no, vabbè, ritorniamo in campo per questi ultimi 8 minuti e 21 secondi di gioco. Due reti di vantaggio, ma Bolzano che attacca, tanti minuti ancora per recuperare per il Bolzano e come sappiamo poi gli ultimi minuti sono sempre più difficili. Walker
Fantinato, esce Basic, riceve Turković, si da alza fuori, tira. No. Palla non è entrata, sfortunato, tocca Riva, tocca attraverso, il rimbalzo sulla riga, l'arbitro era lì, inizialmente sembrava volerlo segnare, poi ha guardato bene, ha ritratto il bacio, quindi sicuramente è posizionato meglio di noi, ci fidiamo della sua chiamata. Però diciamo ancora per la seconda volta un pizzico di fortuna aiuta gli Amaranto. Queste possono essere quelle cose che decidono anche la partita, perché sul 18-16 sai, tu puoi preparare tutte le partite come vuoi, ma quando la dea bendata dice non è la tua volta, c'è poco da fare. Però la dea bendata è sempre un po' birichina, gira da una parte all'altra senza preavviso, quindi attenzione, ancora lunga Moretti. Moretti e va Dorio, in questo caso la dea bendata devo dire che ha guardato due volte nella direzione del Cassano, una volta sul tiro di Turković e un'altra volta sulla carambola che finisce nelle mani di Dorio, che però sapientemente poi riesce a realizzare. 19-16, Cassano che ritorna sul più 3. Cassano che difende su Fantinato in questo momento, palla che arriva a Basic, guadagna un tiro dei 7, la respinge Riva, ma c'era anche fallo di Savini credo su Basic, quindi adesso, tiro dei 7 adesso... secondo tiro dei 7 assegnato alla, a Bolzano, ne aveva avuto uno nel primo tempo realizzato da Turković, ancora Turković a presentarsi questa volta davanti a Riva, senza finte ruba il tempo e realizza, corce a distanza Bolzano, 19-17, 6 minuti e mezzo al termine. Dire che lunga è un eufemismo. Intanto c'è una marcatura uomo, vediamo la novità. Savini fuori dal gioco, a meno di tattiche per smaccarsi, ricevere. Dentro Jonas Rossignoli con il compito di marcare a uomo Jack Savini. E va Moretti intanto. E ne approfitta degli spazi larghi con passaggi veloci tra Mazza e Moretti. Moretti trova lo spazio per presentarsi dai 6 davanti a Ermosi, che questa volta non può fare nulla. Turković, Falker. Fantinato, Riva. Poi palla, la palla vaga. Alla fine va a ripulire il tutto. Beh, Saitta. Devo dire che Riva è entrato col figlio giusto. Perché se mi fossi fermato ai numeri, chiaramente Monciardini non l'avrei cambiato. Beh, ma però diciamo, Monciardini, Monciardini ha chiuso con un bel 16 su 32, quindi un 50% globale. Esatto. Riva però si è presentato con 3 parate su 4 tiri nello specchio, quindi sicuramente anche per lui un numeri importanti. Mazza 1 contro 1 su Fantinato. Sul proseguo dell'azione la palla finisce in fondo a sacco, ma c'era un fischio precedente là, quindi concesso 9 metri. Tanto Savini si libera della marcatura, riceve in questo momento Moretti, Moretti tira, spinto sull'esterno, poi fa buona guardia a Hermones, nulla di fatto, attenzione Basic, Ema. Ehi. Grande parata di Riva, questa potrebbe essere una parata sì decisiva, non definitiva, ma a 4 minuti e mezzo al termine sul più 3. Basic si prepara per bene, non prende tutto il tempo necessario, decide la posizione migliore e poi trova Riva che gli chiude lo specchio della porta. Questa pallamano mi piace assai. Diciamo che difendere un più 3 a 4 minuti e mezzo dal termine inizia ad essere una parata molto molto pesante, anche perché può colpire il morale, e di contro Cassano ne approfitta con Saitta, massimo vantaggio del match, più 4. Sì, più 4. Attenzione però che il tempo ancora tanto, 4 minuti. Oh! Prova a rubare palla Mazza, ma poi non riesce a tenere, attenzione Fantinato. E va. 21-18, segna la 18esima rete Fantinato. Non è stata lesta la difesa del Cassano a riposizionarsi, Mazza era andato in caccia del pallone, poi ovviamente lui è arrivato dopo Fantinato, la difesa non si è chiusa per tempo e Marco ne ha approfittato, riportando i suoi a meno 3. Adesso probabilmente vedremo una doppia marcatura uomo, vediamo sia Rossignoli sia Ahumada
E Cipo ancora non l'aveva visto in campo, sì, giustamente sulle marcature uomo è l'uomo adatto da mettere dentro. Siamo d'accordo, un uomo veloce, brevilinio sugli spazi larghi, perché ovviamente con due marcature uomo dietro si rimane solo in quattro e i metri da coprire sempre quelli. Negli spazi larghi un giocatore veloce di gambe come Lazzari può essere l'uomo giusto al momento giusto. Vediamo. Neanche a dirlo, ovviamente poi il mismatch di agilità con Mizzoni, una fischiata un po' troppo avventata, diciamo. Ma passi, fazione di passi, infatti Sporcic subito ha ridotto a una marcatura uomo perché ha capito che era troppo rischioso lasciare tutti quei metri a Lazzari. Attenzione perché siamo sempre a due reti, è dura, è lunghissima, vedrai che ce la tiriamo fino in fondo. Sì. Lazzari al centro, deve giocare con intelligenza questi palloni. Dorio traversa piena di Dorio, abbiamo detto quello che la fortuna ha dato prima, ora si sta riprendendo. Attenzione, il problema è che a valle di queste azioni qua poi c'è un sacco di spazio, guarda che sta succedendo. Rossignoli dalla sinistra, parziale di 2-0 per Bolzano. Che sai cosa? Che è già la seconda volta che non segniamo e non c'è nessuno in difesa. E prendiamo gol in maniera rapida. Diciamo che questa strategia sta pagando Bolzano. Moretti. E va. Trova un gol da posizione impossibile, Alessio. Sì, questa è una bella invenzione. Rete pesante anche questa. Attenzione che Bolzano accorcia le distanze subito con Mizzoni. 22-21. Due minuti scarsi da giocare. Difese che oramai sono finale sbilanciatissime. Al cardiopalma come ieri sera. Sì. Ormai siamo abituati. Le nostre coronarie un po' meno, però speriamo che reggano almeno per questa partita, poi per la prossima ci organizziamo. Adesso c'è la sosta della nazionale, quindi abbiamo tempo di recuperare. Moretti, bravo il pivot. Mizzoni, dopo aver realizzato, ha guadagnato lo sfondamento di mestiere in questo caso. Attenzione, Fantinato, però la palla l'ha recuperata Rossignoli, ma è atterrato con un piede sulla riga, quindi chiaramente la palla era uscita dal campo. Devono, pericolo, devono scampato. Devono gestire bene i ragazzi del Cassano. Tanto entriamo nell'ultimo minuto di gioco. Eccolo qua, partito l'ultimo giro della lancetta. Sì. Attenzione perché arriverà un passivo con velocità. Cassano non può giocare troppo con loro, deve realizzare più due. Eccolo, c'era ancora Temad, aveva ancora due a disposizione. Bell'ottimo, ovviamente essendo nell'ultimo 5 di gara ne può utilizzare uno solo, se lo gioca adesso questo è il possesso palla decisivo. Mancano circa 45 secondi mi sembra, 47. Fai un'intera partita essere più 2, più 3, più 4, più 2, più 3 per arrivare poi agli ultimi 3 minuti a dover mettere in gioco tutto. Ovviamente non è ipotizzabile che possiamo stare in attacco fino alla sirena, quindi bisognerebbe cercare la soluzione ideale dal punto di vista del Cassano sarebbe andare a cercare la rete del più 2, che questo metterebbe un po' al sicuro. Ovviamente da parte del Bolzano dicono lo possono, noi non subiamo gol abbiamo 30 secondi per cercare di... La buona notizia è che questa ansia durerà solo 47 secondi. La brutta notizia è che sappiamo proprio come potrà allora, diciamo che c'è ancora il Temat, poi ne ha ancora uno a disposizione Sporcic, quindi se il Cassano non dovesse segnare credo che Sporcic chiamerà il Temato per eventualmente decidere come giocare, quello che a quel punto diventerebbe il possesso diciamo possibile pareggio. Ma tentare... non andiamo troppo avanti, esatto. Diciamo possesso pari a Cassano. L'ideale sarebbe occupare più tempo possibile in modo da ridurre al massimo il tempo di disposizione del Bolzano, quindi adesso vediamo. Allora rimane in doppia marcatura uomo, sembra di capire Bolzano, sì, Aumada e Rossignoli ancora su Mazza e Savini. Cassano che deve giocare. Attenzione con Moretti perché, sì, si allarga, viene buono, spinto, buono, ottimo, attenzione, viene fermato il tempo per asciugare il terreno di gioco. Questi 47 secondi stanno già durando troppo, però sì. Ferma il gioco, giustamente asciuga,
guarda, guarda, guarda che tensione che c'è in campo. Savini, Savini prova a liberarsi e va, gol importante. Vediamo, attenzione perché ci sarà rimasto veloce Turković, già dalla parte opposta per Mizzoni, che ottimo, va a provocare uno sfondamento. Federico Mazza si immola, che va a guadagnare uno sfondamento, dice piuttosto mi scassami la, la cassa toracica, ma io da qua non mi sposto, e così è stato. E dunque Cassano che si sta portando a casa questa vittoria, la palla è già a terra, finisce il tempo e la squadra di Cassano festeggia come se avesse vinto il campionato di fatto, e ci sta. Però bella partita, davvero bella partita, punteggio basso d'altri tempi, sì, vabbè, ma con diciamo con tre a direi con due, esatto, quindi direi che è la, la notazione giusta, merito anche di Hermones, Monciardini e Riva, perché hanno parato più o meno complessivamente sul 50% tutti e tre, quindi direi merito anche loro del punteggio basso. Partita entusiasmante, emotivamente forte fino all'ultimo. Cassano in qualche modo la riesce a gestire, perché nella, nel tutto il secondo tempo è sempre stato in vantaggio. Bolzano è stato solo un paio di volte in vantaggio di una sola rete nel primo tempo, per il Cassano c'è anche stato un più 4, poi il ritorno del, del Bolzano sul finale che ha costretto a questo finale palpitante, entusiasmante, ma risultato finale 23-21. Gli ragazzi vanno giustamente a prendere l'applauso del pubblico, che credo si sia divertito oggi qua al Palattacca, così come ieri sera, e complimenti e onore delle armi ovviamente alla, ai ragazzi di Sporci, perché la partita è stata bella e emozionante proprio perché tutti gli attori in campo hanno dato il massimo. Però nello sport c'è sempre uno che vince e uno che perde. Oggi anche, l'abbiamo detto anche in cronaca, un pizzico di fortuna ci ha aiutato nei momenti topici, e quindi Cassano che porta a casa due punti importanti. Noi adesso ci prendiamo una lunga sosta per le nazionali, quindi l'appuntamento è fra un mesetto circa, credo, la prossima partita qua al Palazzetto. E noi chiudiamo ringraziando ovviamente Davide Cenci, Davide Bianchi, Silvano Lonardo, Luca e Cristiano. Vi salutano con il consueto buona palamano a tutti. Ciao.